Buonasera, l'estate sta finendo come dicevano i Righiera e quest'oggi, allora, dato che l'autunno sta entrando a gamba tesa nelle nostre case, vorrei proporvi una ricetta che si addice proprio a questo periodo. Farò delle tagliatelle alla Saturnia con delle salsicce e ora è il momento buono per le salsicce, ma andiamo a vedere subito questi ingredienti per queste tagliatelle alla Saturnia. Allora, per 4 persone sono molto semplici gli ingredienti: ci vorrà mezzo bicchiere di latte, mezzo chilo di tagliatelle fresche, mi raccomando, all'uovo, mezza cipollina bianca, un po' di prezzemolo, 2 salsicce di maiale e 2 salsicce di cinghiale, un po' di parmigiano, 2 rossi d'uovo, sale e pepe quanto basta e olio di vello buono che non dovrà mai mancare. Ma andiamo a vedere subito la preparazione. Volevo dire che, per chi non lo sapesse, Saturnia si trova nella Maremma, ossia nel Grossetano, dove ci sono delle bellissime terme, dove sono stato anche un paio di volte ultimamente. Sono terme all'aperto, a gratisse, come si dice a Livorno, e sono veramente belle, consiglio a tutti di andarci. Ma ritorniamo alla ricetta. Prima cosa sarà prendere la nostra cipolla e farci un bel battutino che andremo a mettere con qualche cucchiaio d'olio, poco, proprio 2 cucchiaini d'olio, perché poi c'era la salsiccia che butterà fuori il grasso e allora basteranno solo 2 cucchiai d'olio. La nostra cipolla tagliata grossolanamente, sentite, già soffrigge perché la padella era già bella calda. Facciamo soffriggere il tutto, fuoco bello alto, mi raccomando. Nel frattempo prenderemo la salsiccia di maiale, la puliremo del budello, la faremo a tocchettini, la andremo a mettere subito per far fuoriuscire il grasso che aiuterà la nostra cipolla a soffriggere. Abbassiamo leggermente, che se no ci brucia la cipolla e la salsiccia non facendo il lavoro che vogliamo che faccia. Rigiratela velocemente spezzettando la salsiccia a modino, abbassate proprio al minimo, che dovrà praticamente soffriggere piano piano a questo punto. E andremo a tagliare anche le nostre salsicce di cinghiale, che a differenza della salsiccia di maiale è leggermente più durina, più tirata, e allora lasceremo anche il budello, perché sennò faremo un bel casino, e la facciamo a tocchettini abbastanza piccoli. La mettiamo dentro, facciamo rosolare il tutto, rialziamo leggermente per far cucinare la nostra salsiccia di cinghiale, che è bella durina. Facciamo ammorbidire un pochino, vedete, è proprio differente dalla salsiccia di maiale. Andateci piano con il sale, perché sono belle saporite tutte e due. Aggiungeremo mezzo del mezzo bicchiere di latte e facciamo cucinare così fino a che il latte non si sarà ritirato tutto. Appena bolle l'acqua, abbiamo detto, buttiamo le nostre tagliatelle all'uovo fresche. Mi raccomando, in abbondante acqua devono cucinare le tagliatelle all'uovo fresco, importante. Diamo una bella rigirata, queste hanno veramente poco di cottura, 2 o 3 minuti e sono pronte. Le nostre tagliatelle, dopo ve l'ho detto, 2 o 3 minuti sono già pronte, allora le vado a scolare direttamente nella padella se mi riesce, così mantecheranno in maniera deliziosa. Con un pochino di acqua di cottura andremo a finire di cucinare le nostre tagliatelle, che non devono essere spappolate, mi raccomando. Vedete, già prendono tutta l'acqua, perché le tagliatelle imporpano di questa l'acqua. Nel frattempo prendete le 2 uova, le mettete dentro un contenitore, ci rovesciate dentro il latte, le sbattete leggermente, un po' di prezzemolo trinciato a mano va benissimo, anche grossolanamente. Un bel po' di parmigiano, 3 cucchiai dovrebbero bastare, mescolate il tutto, ci andate a mettere anche un pochino d'acqua di cottura, proprio leggera leggera, mescolate. Nel frattempo facciamo ritirare tutto il brodino, tutta questa acquetta che è in più, vedete? Andiamo a spengere, ci rovesciate dentro il nostro composto e nel frattempo andate a rigirare velocemente. Fate riprendere l'uovo, ma non fatelo
diventare una frittatina, mi raccomando, eh. A fuoco spento dovrebbe ritirarsi perché il calore della pasta è sempre bello, bello sodo, come di una pisa. E ora andiamo a servire questo piatto veramente succulento e sicuramente non è estivo, sicché ve lo consiglio di farlo quando fa un po' più freschino. Una bella porzioncina non fa male a nessuno. Poi bisogna andare a fare una bella gabbionata. Ci mettiamo anche dentro un po' di salsiccina, mi sembra giusto. E per finire, una bella spolverata di parmigiano e del pepe da macinare. E il piatto è pronto. Un piatto veramente delizioso, sicuramente corroborante e fa passare freddo di sicuro, sicché ve lo consiglio un'altra volta di mangiarlo quando la stagione ve lo permette. Vado ad assaggiare questo piattino delicatesse. Ci metto anche un pezzettino di salsiccia, mi sembra giusto, anche due. Un po' di parmigiano ce lo vogliamo mettere, no? Vola via. Una vera bontà. Signori, consiglio a tutti questa ricetta per chi non soffre di colesterolo, naturalmente, perché è una bomba calorica, e per chi ne soffisse vi consiglio di fare una bella passeggiata dopo averla mangiata, di almeno 5-6 km, che tanto l'energia che avete accumulato mangiando questa pasta c'è di sicuro. Grazie e arrivederci.